finito il Vitril. No! Io sono stanco. Sono stanco e non ce la faccio più. Via. Palle, troppo lontana. Fa fatica proprio. Simone, mi aiuti a prendere la carta igienica, è troppo lontana? No, io stavolta non ce la fa. Dai Simone, non c'ho voglia, non ci arrivo, non mi va. Aiutami, dai, portami questa carta igienica. Dai. Stavolta ce la devi fare da solo. Anche parlare, fa fatica, dovrei parlare un po' più piano, perché non c'ho voglia di strillare, Simone. Simone! Non ti sento! Dai! No! Non aspira forte! Non ti può dire! Innanzitutto, prima cosa, non è vero che io non voglio fare niente, perché oggi io ho fatto la cacca. È un grandissimo sforzo. Quindi non mi venite a dire che io non faccio niente, non voglio fare niente. Ho fatto la cacca. Dai Simone, che mi si stanno pure infornicoli le gambe, dai! Cioè, dai, aiutami! Oh, è tuo fratello! Ancora? Ragazzi, basta! Basta, no! Non c'ha voglia! Non c'ha voglia! Non c'ho voglia ad arrivarci! Non me la va! E che diavolo, sto sempre qua! Sì, però te lo sta a chiedere! Ma... Raga, io non ce la faccio più così, però! No! Non mi va! Non mi va! Dai, no! Ancora mi aiuti, Simone! Io lì non ci vengo! La carta igienica la prendi da solo! Non c'ho voglia! Basta che allunghi un po' la mano! Ecco! A un certo punto ho capito che se volevo uscire da quella situazione, la carta la dovevo prendere da solo. Ho anche pensato che io quella carta non l'avrei mai raggiunta. Non c'ho voglia! Ma ce la devo fare! Non scelta! Vabbè, vaffanculo, io dormo qui. Alla fine, genialata! Di te, ce l'ho fatta, io non ho più bisogno di nessuno. Schizzo, mi fa paura. Ho paura che stia per diventare pazzo. Ma in realtà pure io lo sto diventando. Lo stiamo diventando tutti. Ho paura che se non succede qualcosa scappa il morto. È questo quello che vuoi, vero? È questo quello che vuoi, fratello bastardo. Riceviamo e pubblichiamo un messaggio per Michelangelo. Io sono Clarissa, la cugina della sorella vedova del cognato di Michelangelo, nonché suo primo amore. Ho finito adesso di vedere la tua seconda puntata e ho scoperto che Michelangelo è lì e il mio cuore ha ricominciato nuovamente a battere per lui. E pensare che il nostro amico Ildebrando mi aveva detto che era partito per l'Afghanistan e non si avevano più notizie certe di lui. Invece è lì, circondato da 4 sciacquette dormienti. Michelangelo, ti prego, diamoci un'altra possibilità. Io per te sono disposta a tutto. Lascerò mio marito, il mio cane, il mio lavoro, anche la mia casa e le mie mucche. Tutto solo per te. E poi c'è una cosa che non ho mai avuto il coraggio di dirti. Qui, proprio qui vicino a me. Oddio, non ci riesco. Ti prego, parla tu. Ciao papà.